A presiedere la giuria l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio, finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico all'Hotel Sole di Montesilvano. Sei le regioni rappresentate, com'è andata? È soddisfatto, Presidente? Ma direi molto bene. D'altra parte il brodetto è un piatto che unisce un po' tutta la costa, tutte le coste, anche quella tirrenica, per cui questo brodetto dell'Adriatico sicuramente c'è stata un'esaltazione del pesce, non soltanto del pesce, della cucina di mare e della cucina dell'orto, perché il brodetto è un misto tra mare e orto, sapori eccezionali, bravissimi tutti i cuochi che hanno partecipato a questa kermesse, che devo dire molto soddisfatti. Penso che dovremmo fare un monumento al brodetto, perché è un piatto davvero di poco costo ma di grande sapidità. Cosa ha fatto la differenza nel brodetto marchigiano, per meglio dire nel brodetto alla San Benedettese, il brodetto vincente, quello firmato da Federico Palestini? Ma la differenza, a mio parere, è stata la tradizione, cioè questo brodetto è stato eseguito con tutte le regole dettate dall'antica tradizione, per cui non si è massificato con la cucina moderna che vuole tutti i gusti appiattiti. Invece questo è un brodetto che poteva a qualcuno forse poteva non piacere, ma aveva tutte le caratteristiche per essere un gran piatto. Il brodetto va accompagnato con il vino bianco e il cerasuolo, lei che ne pensa? Ma personalmente io gradisco il cerasuolo. Il brodetto è un piatto interessante, ma è un piatto anche abbastanza importante, per cui ha bisogno di un vino leggermente più intenso rispetto ai vini bianchi, e un buon cerasuolo anche fruttato credo che ci stia molto bene.